Allora, parliamo adesso della formazione. Presidente, tanto con lei, dopo entriamo nello specifico anche tecnico, poi con il nostro imprenditore vedremo anche fare degli esempi concreti della valenza e dell'utilità che se ne può riscontrare. Commercio punta molto sull'aspetto della formazione. Sì, Fa da tempo, eh. sicuramente è un'associazione dove ci sono tanti servizi e il servizio più importante, uno dei servizi più importanti è la formazione. Oggi in un cambiamento globale, poi dopo il Covid abbiamo fatto 20 anni di trasformazione, abbiamo bisogno di creare anche delle skill nuove, quindi delle nuove formazioni, competenze ai nostri dipendenti. Perché i dipendenti devono oggi, una volta doveva saper fare le vetrine, saper piegare un maglione, saper vendere. Oggi deve saper fare un post su Facebook, su Quindi Instagram, dicevo i due canali, no, di deve vendita. unificare i due canali, quindi la famosa omnicanalità, che ormai vado dappertutto a parlare di omnicanalità perché è il futuro, quindi andare online a prendersi il cliente per portarlo nel negozio fisico, però per avere queste competenze ci vuole del personale, il personale deve essere formato. Deve essere formato, deve essere anche stimolato grazie alla formazione. Quindi la nostra mission di Confcommercio, di Federazione Moda Italia è proprio formare e cambiare. Ecco, quanto è importante, perché lei giustamente parla con cognizione di causa, con esperienza anche nel settore, proprio dentro l'associazione, ma anche giovane. E qui ci troviamo invece in una regione dove ci sono tantissimi imprenditori che sono in oltre di età di pensione e quindi il ragionamento non sempre funziona così. Un attimo che leggo un messaggio che è arrivato. D'accordo sul sistema per risparmiare i costi del negozio, ma bisogna che le vendite partano bene e non subiscano il rincaro delle bollette. Ho un negozio in centro a Padova e vi dico che mantenerlo aperto, soprattutto in inverno, è un peso enorme. Certo, sì, è condivisibile al 100%, infatti anche Confcommercio in primis è stato promotore dello sgravio fiscale, della detrazione di una parte di 3 mesi di bolletta del gas e della corrente quando abbiamo avuto il calo maggiore, quindi siamo andati a lavorare per avere un credito d'imposta e questo abbiamo inserito anche i negozi. Era limitato all'industria, aziende E l'avete energivore esteso e anche ai l'abbiamo chiesto e negozi. l'abbiamo esteso. Quindi quello che possiamo fare lo facciamo. Certo che un negozio, soprattutto d'abbigliamento, deve essere caldo e per essere caldo bisogna consumare corrente o gas. Certo, dobbiamo tenere un po' i denti stretti per continuare, per far passare questo momento, però, e lasciare però accesa una vetrina, perché se il collega si stanca e non ha più risorse e spegne il negozio, abbiamo un danno non solo suo, ma anche per tutta la comunità e per tutto il paese che trova Ecco, mi volevo un buco. chiedere, ma trovare delle strategie alternative, qui ci sta appunto il discorso anche relativo a essere giovani, intraprendenti, avere la mente aperta a tantissimi stimoli, aggiornarsi, benchmarking con altre realtà di altri paesi, oppure non avere più anche l'età per assorbire certe cose, conta molto. C'è un altro messaggio che è arrivato, con il Black Friday ho cambiato la lavatrice sperando che questa spesa possa essere ripagata dal risparmio energetico, almeno gli intenti sono questi, e questo è un po' risponde invece a quanto diceva il nostro Leopoldo Tofano, che è del settore elettrodomestici. E quindi tutti gli imprenditori sono recettivi da questo punto di vista, della formazione, dell'aggiornamento dei propri collaboratori, di trovare soluzioni alternative. Sì, è difficile portarli in un'aula, anche in un'aula virtuale, perché ormai abbiamo bypassato il problema anche con Ascom Servizi di fare i corsi, perché diventano quasi tutti online e diventano anche comodi, perché uno da chiudere il negozio a pausa pranzo e si mette davanti al computer e inizia a studiare. Oggi per stare nel mercato, continuiamo a dirlo, dobbiamo studiare, dobbiamo andare a lezione, ma non solo per capire, ma anche per ricevere gli stimoli, perché all'interno del nostro punto vendita, quando siamo da soli, andiamo in depressione, e non vediamo fuori, pensiamo che tutto sia corretto, invece può essere anche tutto sbagliato, quindi dobbiamo avere l'umiltà di metterci in gioco e di far squadra.
O anche aumentare, mi rifaccio un po' al messaggio che è arrivato, anche se le cose partono bene, ok, però può darsi che tu puoi anche incrementare le vendite se ti rapporti diversamente anche con l'esterno, no? In modo diverso, più propositivo. Esatto. Quindi bisogna anche avere la capacità di reinventarsi. A me viene in mente, non dico la città, non dico niente, che dopo magari è facilmente riconoscibile, comunque ho visto un negozio che aveva dei lumini fuori accesi, quindi non le classiche, tutte luci soffuse, anche dei e aveva più gente che non gli altri che avevano delle luci pazzesche, perché aveva creato un'atmosfera tale, un po' così molto accogliente con queste lucine, tutto molto prenatalizio o tipo Halloween, non lo so, però aveva trovato questa soluzione e gli ho chiesto ma come mai, fa per risparmiare, però ha detto niente, più gente di prima, cioè l'inventiva di reinventarsi l'attività. Certo. E quindi dopo anche presentare le merci in un certo modo, cioè a rivoluzionare il tutto, quindi bisogna avere anche il... lo sprone di formare i dipendenti, formarsi. Guardi quindi. Che noi eravamo abituati, soprattutto con le nuove generazioni che hanno questo cambiamento, di vedere i maglioni o le camicie appese a scaffale, appese o piegate a scaffale. Oggi un ragazzo è più pratico, cioè vede meglio la merce su un cellulare, quindi su un display. Su qualche associato nostro ha dovuto installare dei totem con le foto dei maglioni perché il ragazzo potesse vivere l'esperienza del totem, quindi sfogliare il catalogo e poi chiedere al personale dov'è. Ma perché? Il negozio. Perché abbiamo l'occhio che ormai no, ma perché sì, abbiamo sì. L'occhio che ormai è abituato più su un display che non a guardare il. E questo è il cambiamento che, no, che adesso stiamo chiedo subendo. Anche all'intervento di Silvia per quel che riguarda le attività svolte, c'è un altro messaggio. È vero, molto spesso i negozianti chiusi nei loro 50 metri quadri non escono e non vedono come si muove il mondo. E anziché sfruttare i cambiamenti del mercato lo subiscono passivamente e poi si lamentano. Chiedo a lei però a questo riguardo, Leopoldo Tofano, subire il cambiamento oppure cavalcarlo ed essere propositivi, visto che lei tra l'altro si occupa anche di un settore dove l'innovazione c'è e c'è molta, è cambiato qualcosa anche all'interno dei vostri punti vendita? Beh, nel nostro settore c'è un rinnovo continuo da sempre, perché come diceva giustamente la tecnologia, dai tempi dei TV in bianco e nero vado quasi al Medioevo, a un certo tipo di trasmissione di antenne, ad oggi è passato veramente un'era. Ma nel modo di proporre le cose, perché al di là della qualità merceologica, come diceva Di Maglioni, non si propongono più, si usa, certo. Ma anche da voi c'è qualcosa di nuovo. Come accennava giustamente Riccardo Capitano poco fa, i negozi attuali devono avere dei monitor, hanno tutte le immagini dei prodotti con i prezzi e con la scheda tecnica, le persone soprattutto più giovani, come è logico, insomma, sfogliano, guardano e poi il commesso fa la parte, diciamo, sì, del consigliere d'acquisto vedendo il prodotto nello scaffale, nella vetrina, però anche da noi è tutto ormai digitalizzato e quello che si propone a scaffale o nei totem e anche nel sito web. Ormai i negozi più importanti devono essere associati tra di loro, ci sono delle catene importanti perché il singolo negozio ovviamente non ha la capacità, il potere di acquisto che si ha quando si è un gruppo importante nazionale, meglio se europeo, ma dando sempre il servizio che è importante per le persone, quello del colloquio, della presenza fisica del servizio, quello che con Confcommercio a Scompadova da sempre cerchiamo di migliorare, in particolare con la formazione, perché continuamente bisogna che il personale sappia come rapportarsi con la clientela, deve essere formato in modo idoneo sotto tutti i punti di vista, quindi sì, sia quella tecnica, la parte tecnica, ma anche quella emozionale, anche come appunto interporsi con i clienti in base alla persona che si ha davanti, perché la clientela è la più varia e certo. La più vasta. No, chiaramente nel vostro settore, ben sapendo che la clientela molto giovane a volte può essere più preparata del commesso, perché è informata, vede il web e quant'altro, quindi certo. Bisogna veramente essere molto attenti e molto formati, e con i corsi che abbiamo continuamente
un'associazione fatti dall'ufficio formazione, c'è la possibilità veramente per il personale, ma anche per noi titolari, di essere informati, di essere sempre aggiornati, perché il mondo va avanti con una velocità impressionante e, come certo, si diceva prima, gli ultimi 2 anni di pandemia hanno veramente cambiato un'epoca. Comunque resta sempre fondamentale la competenza, come sa, tra virgolette, vendersi il referente che c'è in negozio, il commesso, chiamiamolo commesso, o comunque il responsabile del reparto, perché è la persona che secondo me può veramente condizionare un acquisto in un modo o nell'altro, quindi mostrare la maggior competenza possibile e lì può dare il consiglio che ti fa cambiare idea, perché il web invece... Tanto i prodotti che li vendete voi in negozio li vendono anche sul web, no? Quindi la differenza la fa sta proprio la persona. Volevo chiedere, corsi di formazione, e qui entriamo nel bello, quali sono quelli che propone Confcommercio? Abbiamo anche una pagina web che è molto interessante, perché si articolano un po' per il territorio, no? Quindi forte è, diciamo così, il fondo, eccolo qui, che si occupa di questo. Sì, Confcommercio da sempre crede nella formazione, infatti, come diceva anche Riccardo Capitanio, è uno dei servizi di punta che offrono le varie nostre realtà territoriali, proprio per rispondere a queste esigenze di cambiamento sul mercato. Rispetto a quello che è stato detto finora, il tema delle competenze oggi è un tema di ibridazione delle competenze, perché non c'è lavoro da quello amministrativo, da quello di diretta vendita o di back-end, piuttosto che di relazioni col pubblico, e questo si vede sia nel comparto del commercio che del turismo, che non si sia ibridato. Cosa si traduciamo la parola ibridato? Ibridarsi vuol dire che oggi, come è stato già detto, il digitale passa attraverso la persona, la persona e la vendita, il processo proprio di servizi e di erogazione del servizio al cliente passa attraverso il digitale. Oggi si utilizzano gli smartphone, i totem, per essere più vicini al cliente, ma per anche aver cambiato la propria professionalità. Oggi un addetto alle vendite deve essere anche, come dicevamo, una persona che sa gestire la relazione col cliente mediante i social e sa moderare i commenti dei clienti, non solo all'interno dello store, ma si può commentare e gestire la relazione col cliente, che è molto più anche personale, anche più emotiva, perché io vado a trovare il mio cliente finché è a casa, finché è nella sua vita personale, certo, con l'obiettivo di portarlo e di capire qual è il suo fabbisogno per rispondere con i miei prodotti. Buongiorno, sono un pensionato di 82 anni e spesso cammino per Padova al mattino e vedo certi negozi che hanno allestimenti uguali a quelli di 40 anni fa, cosa è vero? Senza che abbia 80 anni, però è vero. Un po' di restauro e innovazione, non pensate sia una buona cosa? Saluti. È vero, ci sono ancora le confezioni a Padova. Padova è una delle città in cui resistono. Rispondiamo a questo messaggio. Purtroppo. Scrivono 82enne. Purtroppo, a parte che all'interno ci sono anche magari titolari molto anziani all'interno che non riescono ad andare in pensione, ma non perché non riescono, perché non hanno proprio voglia. Perché noi il commercio è diventato proprio. È sempre stata, oggi un po' meno perché i tempi cambiano, però è sempre stata la vita, il negozio di un commerciante. Era la vita, era dentro al punto vendita, al negozio. L'imprenditore del nord-est, sì, ma proprio ma anche in giro per l'Italia io vedo dai miei colleghi che l'anziano che ha sempre avuto il negozio, quando chiude il suo negozio muore praticamente, muore dentro, quindi sì, diventa tenere crollo. Il negozio aperto per se stesso alla fine, quindi si cammina e si vedono delle vetrine che tante volte sono impermeabili. Tante volte però devo dire che anche dei negozi appena aperti aprono tante volte con il piede sbagliato, quindi con degli allestimenti che sono imprevedibili perché mancano le competenze. Aprire un negozio non è una cosa banale, come tutte le professioni, quindi anche lo sportello dello startup che abbiamo in Confcommercio è fondamentale per riuscire ad aprire non in sicurezza per fatturare, però almeno con delle best practices corrette. Certo, quindi professionisti sempre più in tutti i settori, ibridazione, come ha detto. Si parla di ibridazione e soprattutto si parla di cambiamento e di rimanere aperti. No, la interrompo un attimo, perché con questo ci allacciamo alla terza parte della nostra trasmissione, pubblicità.